thinking when I think of making a plan to let you go. I keep thinking maybe tomorrow I'm gonna let you know. But when I think about leaving, I think about losing. Benvenuti a tutti, grazie insomma per essere qui. Okay, arriva finalmente il momento conclusivo di un anno, un paio d'anni di lavori abbastanza, diciamo, importanti. E anche se ci troviamo, diciamo, in una tenuta, ovviamente dico privata, per noi era importante che ci fossero anche rappresentanti veramente istituzionali, perché quello che stiamo inaugurando, ci auguriamo possa essere, come dire, un contributo anche per quella che è la cultura, la memoria storica di un pezzettino, diciamo, della storia del nostro paese di Gioia Marea. Quello che stiamo inaugurando è un museo etnoantropologico, credo ce ne sia un altro simile, sempre di natura privata, a San Francesco, quindi insomma cerchiamo nel nostro piccolo di dare appunto di mettere punto dei tasselli per valorizzare poi quelle che sono le tradizioni anche, diciamo, legate prevalentemente in questo caso alla cultura contadina, alla vita rurale, anche, come sapete bene, nell'ottica di poterle valorizzare, di poter dare, come dire, nuova vita a quello che ormai è diventato solamente un ricordo per la maggior parte di tutti, no, di tutti noi. Questo che stiamo inaugurando è, come dire, il frutto anche di un progetto portato avanti grazie anche a un contributo del PSR, per questo c'è il dottore Nuzzi, insomma, che ci ha seguito in questo percorso e che ringrazio anche per la grande, come dire, disponibilità che ha sempre dimostrato. Non è soltanto, diciamo, il museo è la parte più, come dire, più vistosa, ecco, di tutto. Abbiamo realizzato quello che speriamo possa essere anche, come dire, un polo di riferimento per una serie di attività che con l'associazione intendiamo portare avanti, proprio legate al recupero del ciclo del grano, della vita contadina, di queste iniziative appunto di carattere rurale. Eccolo qua. Starts aching, my hands keep shaking, and you know, it would take a strong man to ever let you go, to ever let you go, to ever let you go. My heart's been hurting. Noi, diciamo, come avevamo a disposizione questi vecchi ruderi, abbiamo pensato bene di realizzare qualcosa che potesse essere non solo nostro, ma visibile anche all'occhio del pubblico, di chi volesse rendersi partecipe delle antiche tradizioni rurali che ci sono a Gioiosa Marea. Questo è venuto fuori dal fatto che, così come avevamo fatto negli anni passati con il ciclo del grano per rievocare tutte le fasi della coltivazione del grano e delle attività rurali delle nostre zone, avendo a disposizione questi locali che erano diroccati, abbiamo pensato bene, abbiamo trovato il punto giusto per poter fare con un progetto del PSR, portare avanti questa cosa, realizzare questi locali, fare un bel museo con quel po' di attrezzi antichi che avevamo, che aveva mio padre, essendo un vecchio rimondatore che girava per tutta la Sicilia, con gli attrezzi per la vendemmia che avevamo, come, perché di famiglia si faceva, si fa sempre il vino, si faceva e si continua a fare. E abbiamo pensato bene di portare avanti queste cose qua, renderle pubbliche e fare in modo di sensibilizzare anche i giovani che vengono a intraprendere delle attività che oggi come oggi, forse in agricoltura, fatte in un certo modo come si facevano una volta o con le dovute accortezze, possono anche essere proficue. Così anche con il supporto dell'associazione La Spiga,
fondata e creata anche dalla famiglia Fonti, cerchiamo di portare avanti queste attività, cose che faremo in seguito, cercheremo di coinvolgere giovani e meno giovani, i meno giovani per trasmettere ai giovani tutte le loro conoscenze in tutte le materie, tipo artigianato, agroalimentare e tutto quel che può concernere, diciamo, anche con gli allevamenti, perché no? Anche se noi non siamo prettamente portati per gli allevamenti, ma possiamo contattare persone e organizzare delle cose per poter fare un'informazione per i giovani, per chi vorreste intraprendere delle attività in agricoltura, in zootecnia o qualche altra cosa del genere, anche da noi. Especially